Si sono diversificate il tipo, la tipologia delle chiamate che riceviamo. Il giorno di Pasqua abbiamo ricevuto in tutto 1.400 chiamate, di cui 700 quelle di vera emergenza, e di queste 700, 500 erano per l'emergenza sanitaria. Il giorno di Pasquetta invece abbiamo avuto più chiamate, circa 1.600. Abbiamo ricevuto infatti parecchie segnalazioni di fumi, dovute probabilmente a grigliate fatte qua e là, e anche una ventina, trentina di segnalazioni di cittadini che segnalavano assembramenti o pranzi sospetti con più persone raggruppate nelle proprie abitazioni. Per quanto riguarda il Covid, sono tanti quelli che si rivolgono a voi anche per la campagna vaccinale, magari avendo ancora un po' di confusione? Sì, sono molti cittadini, riceviamo circa 200-300 chiamate ogni giorno di cittadini che non hanno bisogno di cure mediche o assistenza ospedaliera, ma vogliono informazioni o in merito agli spostamenti o come riescono o come potrebbero riuscire a prenotare il proprio vaccino. Informiamo tutti questi cittadini che attivo il numero verde 800-90-90-60 a cui si possono rivolgere. L'attività quotidiana invece procede come prima della pandemia, solo con più lavoro per voi? Sì, anche se sono calate un po' le richieste per le forze dell'ordine e per i vigili del fuoco, abbiamo un decremento degli incidenti stradali e un decremento degli infortuni sul lavoro, dovuto probabilmente perché molte attività sono ferme proprio a causa Covid. Al di là dei giorni di Pasqua, solitamente quante telefonate ricevete quotidianamente? Siamo attorno alle 1.700-1.800 chiamate al giorno. Quando vi chiamano, qual è la cosa che viene maggiormente richiesta? Il numero maggiore delle chiamate che noi filtriamo, che sono quelle di informazioni, sono le persone che chiamano il numero unico di emergenza per sapere se possono uscire di casa, ovvero se si trovano in una situazione che possono, in deroga al decreto, andare a trovare il parente, andare a recuperare magari una persona cara in aeroporto e domande di questo tipo. In caso in cui invece ci sia qualche sintomo? Chiedono soprattutto al presentarsi del primo stato febbrile, 37-37,5 di febbre, al primo colpo di tosse, chiamano il numero unico di emergenza per sapere se hanno contratto o meno il Covid e cosa possono fare.